di pre-flaring, anche se questi canali sono molto lunghi, sfiorano i 23-24 mm, tanto che forse sarà necessario usare quelli da 31, ora vedremo. Allora, misura definitiva, mesio linguale su margine mesiale, 22,5. Controlla la confluenza, se vedo un foro come vedi in questo caso nella punta, io so che quei canali confluiscono. Ok, stiamo sagomando il mesio vestibolare fino al punto di confluenza, questo ci consente di essere minimo invasivi. Ora abbiamo finito la parte di sagomatura, ora a forte ingrandimento voglio andare a vedere se nel setto dei canali mesiali c'è qualche sorpresina. Come sappiamo si può anche nascondere un canale accessorio, per motivi didattici andrò comunque a mostrarvi dove potrebbe essere quando succede, ed è proprio in questa zona. Il foro di apertura è minore del mesio linguale proprio perché in virtù del fatto che erano confluenti ho dovuto sagomare in maniera minore, ho potuto sagomare in maniera minore, e ora medichiamo e la prossima volta chiuderemo